Consultazioni per il CAL. Il Consiglio delle Autonomie Locali ha concluso l'iter di definizione dei suoi componenti. Il 25 luglio sono stati infatti designati a Palazzo Lascaris i 33 rappresentanti dei comuni indicati dai presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali, ANCI, AMPCI, Lega Autonomie Locali e UNCEM. Convocate dal presidente Valerio Cattaneo, le comunità collinari avevano eletto i due rappresentanti il 18 luglio e le comunità montane i 5 rappresentanti il 15. Ma la vita organizzata, audizione sulle infiltrazioni. La terza commissione Industria e Commercio, presieduta da Gianluca Vignale, ha svolto il 25 luglio nell'aula di Palazzo Lascaris un'audizione per approfondire il tema delle infiltrazioni della malavita organizzata nelle attività produttive e nelle istituzioni. Tra gli altri erano presenti all'incontro il procuratore generale di Torino Marcello Maddalena e il rappresentante della Direzione Distrettuale Antimafia di Torino Sandro Ausiello. La seduta del 23 luglio. L'Assemblea regionale ha approvato all'unanimità la proposta di legge al Parlamento, illustrata da Angela Motta, Partito Democratico, e Giampiero Leo, Popolo della Libertà, per inserire il piemontese tra le lingue meritevoli di tutela. Ha approvato inoltre 4 delibere in materia di urbanistica, presentate per la Giunta regionale dal vicepresidente Ugo Cavallera, e un ordine del giorno, primo firmatario Massimiliano Motta, PDL, in merito al futuro del CSI Piemonte. Imposte regionali sulla benzina. La prima commissione, riunita in sede legislativa il 22 luglio, ha approvato con i voti della maggioranza del Movimento 5 Stelle le modifiche alla legge regionale 47 del 1993 in materia di imposte regionali sulla benzina. Le accise previste dalla normativa sono state fino ad oggi inapplicate a causa della mancanza dei regolamenti tecnici richiesti. Si è pertanto deciso di destinare i fondi alla ricostruzione delle zone colpite da alluvioni e calamità naturali. Disposizioni urgenti sul commercio. Con un voto unanime l'Aula ha approvato le disposizioni urgenti in materia di commercio, la cui discussione era iniziata il 19 luglio. Il provvedimento interessa le grandi strutture commerciali superiori ai 4.500 metri quadri di estensione e l'attuazione della direttiva europea Bolkestein, escludendone le attività mercatali, rendendo il Piemonte capofila in questa materia a livello nazionale.